Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E oggi non si può parlare di... cioè, voi siete accorti della guerra sostanzialmente quando già invece lì era successa moltissimo. Quando si è invertito il fronte, perché finché la guerra andava nell'altra direzione andava tutto bene. Quando il fronte è venuto verso l'Europa sono iniziati a cambiare gli animi. Perché abbiamo un elemento di russofobia, secondo lei? No, 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 è soltanto una questione tattico-militare, che il fronte si sta avvicinando qua, è già arrivato in Transnistria, quindi capisce bene quanto è avanzato. Ha ragione, lui giustamente ci sta ricordando delle situazioni che sono vere, perché certamente l'Occidente nel 2014 probabilmente l'Occidente, l'Europa probabilmente avrebbe potuto fare un po' di più. Adesso lui cita che il fronte si sta spostando sulla Transnistria, ma certo, e qui c'è un disegno molto chiaro di un signore che si chiama Putin, disegno chiarissimo che è chiaro a tutti coloro che vogliono vederlo. E di estendere questo conflitto non ci sono altre spiegazioni, è chiarissimo. Beh, è così purtroppo. Ma mi sembra che sia lo stesso disegno di Biden però. Ma che disegno di Biden? Ma per cortesia, ma questo facciamolo dire a quella giornalista pagata dal Ministero della Difesa russo. Beh, la destabilizzazione dell'Europa va a tutto vantaggio degli Stati Uniti, però. Ma come no? Ma certo, ma voglio dire, ma ognuno è libero di pensare quello che... Beh, lei è io libero. Me ne accorgo quando pago la bolletta del gas. Lei penso è libero gli di pensare quello che vuole. Noi oggi, se lo vogliamo essere seri, dobbiamo cominciare a parlare di pace. Come possiamo raggiungere la pace in quella zona? Io sono dell'idea che si può raggiungere soltanto con un'operazione politica e non con un'operazione militare. Quindi continuando a mandare le armi si allungano le sofferenze. Come lei sa, tanti la pensano come lei e tanti la pensano in maniera completamente diversa. Lo vogliamo sentire il popolo però? Ma il popolo, ma l'abbiamo sentito varie volte. Cerchiamo di sentire, sentiamo un attimo Luciano.